Eden Méndez-Royas a parlare di antropologia della CAIE. Allora, prego Eden, Eden per la prima volta farà un intervento in italiano. Di questo lo ringraziamo moltissimo. Penso che questa sia una grande opportunità per condividere le conoscenze sul lavoro di strada. Grazie mille al mio amico dottore Vincenzo Castelli per l'invito a conoscere il lavoro di On the Road Onlus in Italia e delle altre organizzazioni sociali con cui collaborano. Vorrei anche ringraziare con il Consiglio di Amministrazione di On the Road per il suo supporto per la mia visita di dottorato. Per guardare il suo molto bello lavoro in strada. Anche ringraziare con Inventare Insieme, con Carretera Centrale, con Cooperativa Borgorete, per tutto il supporto per guardare il suo lavoro nell'area sociale. Il soggiorno internazionale che ho fatto con il suo supporto mi ha permesso di approfondire il confronto tra le strade dell'America Latina e dell'Europa in termini di economia, cultura, politica, arte e vita quotidiana. Per me la cooperazione tra gli assistenti sociali e i ricercatori in tutto il mondo è un processo necessario per il progresso della soluzione di problemi globali come la povertà e la violenza. La mia conferenza si intitola Antropologia di strada, un strumento utile per l'intervento sociale. Voglio iniziare con la seguente premessa di un grande etnografo di strada, per me, Charles Bukowski. Quando stai davvero impazzendo, quello di cui hai davvero bisogno è di un'altra persona pazza che capisce davvero quale che si dice. Ma non dai libri, veramente dalla strada. Ancora. Qui cosa intendiamo per antropologia? Aderiamo alla definizione di Clifford Geertz, per la quale l'antropologia è una disciplina che è dedicata allo studio delle culture come quadri di significati che possono essere interpretati attraverso una descrizione densa della vita quotidiana dei gruppi. Questo autore propone di comprendere il comportamento umano come azioni simboliche, che lo rende parte del processo di interpretazione culturale che l'antropologo esegue. L'antropologia cerca di comprendere i sistemi dell'interazione di segni interpretabili che rendono la cultura un contesto all'interno del quale tutti questi fenomeni possono essere descritti in modo intelligibile. Cioè, l'antropologia esegue una descrizione densa, un atto immaginario di descrizione. La cultura, come definita da Geertz nel suo famoso libro The Interpretation of Cultures, è un sistema di concezioni espresse in forma simbolica per mezzo dei quali le persone comunicano, perpetuano e sviluppano la loro conoscenza degli atteggiamenti verso la vita. La funzione della cultura è di dare un senso al mondo e renderlo comprensibile. Il ruolo dell'antropologi, quindi, è quello di cercare, solo cercare, poiché non è possibile una comprensione totale dei fatti sociali, di interpretare i simboli chiavi di ciascuna cultura. Questo si chiama descrizione densa, perché i simboli sono il quadro dell'azione sociale. Geertz ha sostenuto che per studiare la cultura da un punto di vista antropologico è impossibile applicare una legge o una teoria particolare. L'unico modo per studiare i comportamenti umani nel contesto culturale a cui appartengono attraverso l'esperienza e l'osservazione del ricercatore. Le manifestazioni di ogni cultura, secondo Geertz, devono essere studiate nello stesso modo in cui l'archeologia studia il suolo, strato per strato, dal più esterno,
cioè da quello in cui i simboli culturali si manifestano più chiaramente, allo strato più profondo, dove è la matrice di questi simboli, da cui deve essere identificato il significato, lasciando da parte gli aspetti ontologici di esso. La cultura di un popolo è un insieme di testi che gli antropologi si sforzano di leggere sulle spalle di coloro a quali testi appartengono correttamente. Qualunque sia il livello a cui lavora e per quanto complessa possa essere la materia, il principio guida è lo stesso. La società contengono in sé stesse le proprie interpretazioni. Tutto ciò che serve è imparare a accedervi. Nella nostra esperienza, questo significa camminare, ascoltare e parlare con le stesse comunità. Qui cos'è l'antropologia di strada per noi? È l'implementazione delle metodologie tecniche e strumenti dell'antropologia interpretativa in contesti urbani marginali per affrontare la cultura come rete dei significati delle comunità locali in relazione ai moderni sistemi di credenze, costumi urbani, vita sociale frammentata, attività economiche informali o illegali, lotte politiche urbane popolari, religione ibrida, alla vita quotidiana in strade. Questo tipo di antropologia si sviluppa principalmente nelle comunità urbane marginali che sono caratterizzate da un contesto di violenza comunitaria. Il contesto di violenza comunitaria urbana c'è quattro elementi che si manifestano con diverse intensità, che sono 1. Criminalità e percezione dell'insicurezza. 2. Consumo di agenti psicoattivi legali o illegali. 3. Violenza interpersonale in diversi settori. 4. Esclusione sociale come espressione di violenza strutturale. Durante il lavoro di campo, l'etnografo di strada raccoglie i dati che poi organizza, descrive, analizza e interpreta per costruire e presentare la descrizione della comunità. Proponiamo di pensare con i tuoi piedi, vale a dire vedere, camminare, essere, ascoltare, condividere, scrivere e poi di nuovo camminare, essere, ascoltare, condividere, scrivere per confrontare e sintetizzare una descrizione della loro credenze, costume, vita quotidiana, attività economiche, politica, religione e oltre dimensioni della vita sociale. Cosa possiamo studiare con l'antropologia di strada? Io penso che economia di strada, politica di strada, arti di strada, la strada come habitat e punto di incontro, la strada e il crimine organizzato, la comunità urbana locale con problemi di violenza nella comunità. Economia di strada. L'economia di strada è per definizione un'economia informale, alla quale partecipano soggetti che usano la strada come spazio per lo scambio di beni e servizi. Ad esempio, prostitute di strada, come qui posso guardare, la Merced, Città di Messico, zona nord, Tijuana. Commercio di strada legale, come mercati di strada, bancarelle di strada, vendita ambulante. Commercio di strada illegale, come il traffico di droga, vendita di armi e telefoni cellulari rubati. Tutto questo nel Messico. La politica di strada è la disputa sul potere che esiste nella strada al di fuori degli spazi istituzionali. Qui troviamo i popolari movimenti sociali urbani che occupano la strada per esprimere il loro disaccordo e che vale la pena studiare in profondità. Esempi: l'Assemblea Popolare del Popolo de Oaxaca, APO, che nell'anno 2006 ha spezzato il regime politico in questa regione del Messico, consentendo l'alternanza al potere politico
dopo 80 anni di governo di un solo partito politico. Ah, tu posso guardare la foto. Le attuali mobilizzazioni in Hong Kong contro il governo cinese. Il popolare movimento di resistenza indigena urbana in Ecuador in risposta alle misure di adattamento neoliberalista nel paese. E diverse strade nel mondo, la stessa lotta. No. E la manifestazione di giovani migranti di seconda generazione in Francia nel 2005. Infine, comprendere il gruppo giovanile di suprematisti bianchi in tutto il mondo richiederebbe un'immersione sul campo con una descrizione densa della loro cultura di gruppo per capire come funzionano, come il loro mito, riti, simboli e motivazioni nel fascismo attuale. Art di strada, come arte urbana di strada, come il muralismo urbano, il graffiti, il stencil, l'uso della strada come tela dell'artista. C'è anche teatro di strada, spettacoli di strada, musica di strada, slam di poesie di strada, come un modo di sviluppare arte e cultura al di fuori dei templi dell'alta cultura, come il museo, l'auditorium, la galleria, eccetera. La strada come habitat e punto d'incontro. Lo osserviamo principalmente nelle culture giovanili attraverso gruppi di giovani che gli adulti piace di chiamare gang. Parliamo di gruppi di giovani che si incontrano per praticare calcio, skateboard, parkour o semplicemente per passare il tempo in la strada. Spesso molestati dalla polizia per il semplice fatto di occupare la strada. Questi gruppi hanno regolarmente identità che si manifestano in suggestivi stili giovanili che li distinguono per un'estetica del vestito e del loro corpo, come tu posso guardare sotto il punk di Messico è molto diverso del punk inglese. No? Dall'altra parte ci sono popolazioni di strada che vivono sulla strada di tanto in tanto o in modo permanente. Questi gruppi hanno una propria cultura che può e deve essere studiata in profondità per comprendere la dinamica, lo sviluppo e la permanenza, perché è un fenomeno presente in tutto il mondo e non solo caratteristico del terzo mondo. Negli Stati Uniti, il paese più ricco immaginato del mondo, questo anno 3 milioni di persone dormono per strada. I migranti sono una popolazione sempre più presente nelle strade delle città che fanno parte della rotta migratoria e che costituiscono senza dubbio una popolazione che deve essere studiata dall'antropologia di strada per comprendere i problemi di questi gruppi e la trama di significato intorno a loro. Esempio, l'esperienza del giovani migranti siriani in Grecia che praticano la prostituzione come forma di sopravvivenza, le carovane migranti dell'America Centrale agli Stati Uniti come mezzo di resistenza dei migranti ai pericoli della rotta sono questioni che vale la pena studiare. La crescente migrazione di ragazzi e adolescenti non accompagnati in America Latina. Questa è l'immagine della caravana migrante, il treno La Bestia, dove il migrante fa il viaggio. La strada e il crimine organizzato. Si tratta di un'area di lavoro di alto impatto che consente l'accesso ai fenomeni di frontiera che devono essere esplorati ai grandi rischi. Il fenomeno del bambini sicari in Messico, Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas, il bambino che è prendito per il narco per fare la guerra. Questo bambino avete 12-13 anni, è parte dell'esercito del narco. O dei bambini soldato in Africa, sono gruppi
con i quali è possibile entrare in contatto solo se si lavora in zona di conflitto da un approccio di strada. Il fenomeno del MARAS, MS-13, MS-18, bande giovanili importati dagli Stati Uniti d'America, a cui partecipa un grande numero di giovani centroamericani e che sono caratterizzate dalla loro estrema violenza come manifestazione di identità. Non può essere pienamente compreso senza un approccio di etnografia profonda che va oltre delle indagini di polizia tradizionali. La comunità locale urbana con violenza comunitaria, esempio, il quartiere di Tepito di Città del Messico. Tepito è un chiaro esempio della strada come spazio di marginalità ed opportunità. Da un lato si tratta di un grande mercato di strada, la cui origine risale a tempi precedenti alla conquista spagnola, ed è un quartiere agitato, un quartiere pericoloso in cui tutto è valido, ed il pericolo è ogni giorno, quindi le persone devono essere forti per sopravvivere. È un spazio di violenza della comunità, perché il crimine viene vissuto quotidianamente, nonostante sia molto vicino al cuore della capitale del Messico. Possiamo vedere nella fotografia un giovane su una motocicletta e tira fuori una mitra in pieno giorno. Osserviamo anche il corpo senza vita di una persona che è stata giustiziata in strada del quartiere. Un fenomeno religioso ibrido molto forte a Tepito è l'adorazione di Santa Morte. È una vergine locale rappresentata da un teschio a cui ricorrono le persone legate ad attività illegali. Ladri, assassini, trafficanti di droga, gruppi giovanili che iniziano attività illegali e i bambini di tutte queste persone frequentano le masse che si svolgono nella strada di questo quartiere e dove il consumo di droga è comune durante la cerimonia. D'altra parte, è un spazio di opportunità, Tepito, perché attraverso la vendita di merci per strada, questa comunità è diventata storicamente forte, da quando i commercianti della zona hanno un grande potere economico e politico. Inoltre, alcuni dei più grandi campioni del mondo del boxe che il Messico ha avuto provengono da Tepito. Attualmente, questo quartiere è un focolaio di grandi pugili. Voi posso guardare il figlio molto piccolo che facendo il pugile, no? Anche Tepito è sempre stato un punto di manifestazione della cultura popolare come il muralismo di strada e la danza di strada o sonidero. Un quartiere come Tepito ha avuto origine in condizioni di grande esclusione sociale causate a livello strutturale che hanno influenzato il tessuto sociale nel suo insieme. Così fu generata una contrasocietà su vasta scala. Attualmente esiste un circolo vizioso che non consente a questo quartiere con buone risorse economiche di uscire di una dinamica culturale che non riproduce violenza ed emarginazione. In che modo una comunità urbana vive problematiche di violenza? Questo tipo di violenza è correlato a un ambiente comunitario tossico che include criminalità, dipendenza di sostanze, aggressività interpersonale, problemi comportamentali e di salute mentale, violenza scolastica e domestica, esposizione a scenari violenti, disuguaglianza economica e abbandono scolastico o povertà educativa. È stato documentato che questo tipo di violenza solleva l'esistenza di un'interruzione nell'ordine sociale della comunità, che di solito dovrebbe essere mantenuta da istituzioni sociali come la famiglia, la chiesa, la scuola, centri comunitari, club organizzati.
Di fatto, nelle comunità violente c'è frammentazione della famiglia, poca coesione sociale e assenza di buone relazioni tra vicini. Senza dubbio, questo tipo di condotta disordinata è il precursore di reati più gravi e di un declino del controllo sociale. I cittadini, quindi, si ritirano fisicamente dalla comunità, dai loro ruoli di sostegno reciproco e lasciano i criminali a controllare la strada. Una guida per lo studio di questo tipo di comunità. Ogni comunità locale in cui vive un gruppo è inquadrata in un contesto e divisa in tre livelli. Un contesto sociopolitico, che si riferisce ai rapporti di forza nella distribuzione del potere tra i diversi gruppi che compongono la società, e il più della volta in America Latina è distribuito dalla conquista di posizione e dell'accesso al controllo di strutture statali. Un contesto socioeconomico. Ci riferiamo alle condizioni generali di esistenza in relazione ai beni e servizi che la società deve soddisfare per i bisogni della sua popolazione. Chiaramente, una società come la tedesca ha un contesto socioeconomico molto più favorevole di quello del Salvador in America Centrale. Un contesto socioculturale ed ideologico. La cultura è il riferimento strutturale dei gruppi umani e, in questo caso, la comprendiamo come il sistema simbolico che regola il funzionamento di una società. Un chiaro esempio è quello che si riferisce alle differenze culturali tra un paese cattolico come il Messico rispetto a un paese musulmano come l'Iran. Tenendo conto di questo, si propone analizzare la seguente dimensione: estetica e marchi di identità. Molti dei gruppi, se non tutti, generano la propria estetica attraverso marchi di identità. Ciò consente loro di identificare i loro coetanei e di differenziarsi da coloro che sono esterni. Questo è un buon livello per iniziare ad analizzare i gruppi all'interno di una comunità. Rappresentazioni sociali. Inteso come proposto da Serge Moscovici e Denise Jodelet, come quelle forme di pensiero di buon senso che costituiscono i gruppi per dare un senso al mondo. Ogni gruppo ha un'autorrepresentazione di sì stesso ed è rappresentato dagli altri gruppi in certo modo. Tutta la rappresentazione sociale può essere logicamente falsa, ma psicologicamente utile, e quindi ha una grande influenza sui comportamenti tra gruppi. 3. La rete relazionale. La società esiste solo dove ci sono relazioni. Quindi, studiare la rete relazionale di una comunità ci consente di conoscere il flusso di risorse oggettive e soggettive tra soggetti per conoscere la coesione di una comunità. 4. E nel centro, la strategia di sopravvivenza e forme di azione. In contesti di violenza e marginalità della comunità, molte delle azioni sociali tipiche di soggetti e gruppi mirano solo alla sopravvivenza e non sono focalizzate al miglioramento significativo degli standard di vita. Questo non è male, ma lo studio di queste strategie è molto importante per conoscere il loro potenziale per trasformare in forme di azione che portano a possibili miglioramenti. Ritengo che questo approccio etnografico che descriva densamente una comunità o gruppi, sottolineando questa categoria di analisi, rappresenta la nostra ambizione della proposta per costruire l'antropologia di strada. Per finire, che cosa abbiamo imparato con questo metodo?
In queste comunità la violenza fa parte della loro identità. È una forma di relazione con alto livelli di efficienza. Inoltre, l'elevata percezione di insicurezza genera un stress diffuso che influenza profondamente lo sviluppo della prima infanzia dei bambini, con conseguenze sui successivi processi educativi del bambino. Oltre, esiste una relazione molto forte tra grave esclusione sociale e violenza. Il risentimento tra le classi è un forte motore del conflitto. Oltre, il crimine è spesso configurato come l'unico modo di mobilità sociale in un mondo in cui l'istruzione non garantisce lo sviluppo e l'occupazione è scarsa anche con l'istruzione. Il rapporto tra consumo psicoattivo e significato della felicità è molto forte adesso. Dopo 10 ore di giorno di lavoro orribile e 3 ore di trasporto pubblico molto pericolose, come nella città di Messico, le droghe psicoattive sono un rifugio. La costruzione sociale del genere maschile è legato a riti di passaggio associati a violenti incontri tra uomini, violenza di genere contro le donne e consumo di alcol eccessivo. Abbiamo un grande bisogno di costruire nuova forma di genere maschile. La costruzione sociale della femminilità è profondamente legata all'imposizione alle donne del ruolo di madre o di oggetto sessuale. La grande paura della società di oggi è l'immagine della donna veramente libera che mette in discussione l'attuale ordine sociale. Per finire, la definizione tradizionale di famiglia al momento è fortemente in crisi e continuare a conservarle così come è esclude fortemente a minori e giovani che appartengono a modelli familiari non tradizionali. Grazie mille per l'attenzione. Grazie.